In contemporanea con altre 360 città del mondo si è svolto anche a Gela l'Arduino Day in Sicilia, fatto tappa anche a Palermo. Il progetto è stato promosso da ShipLab. L'importanza della scheda elettronica Arduino consiste nel fatto di avere generato un ecosistema che ha reso relativamente semplice ed economico creare nuovi oggetti digitali che prima potevano essere progettati e realizzati solo nei comparti di ricerca e sviluppo aziendali. La platea è stata... È composta da ragazzi delle scuole medie, quindi le nuove level, ragazzi che in futuro sceglieranno magari di applicarsi su queste tematiche, quindi il futuro, anche perché le nuove direttive del MIUR sono proprio queste: quelle di formare già i ragazzi in questa età alle tecnologie che adesso sono le più importanti a livello mondiale. L'innovazione. Può essere fatta anche a Gela e, soprattutto, a Gela. Abbiamo invitato i studenti del, del Morselli, che sono campioni italiani per quanto riguarda i robot. Abbiamo invitato tutte le scolaresche per quanto riguarda gli istituti comprensivi, media ed elementare. E abbiamo fatto toccare con mano eh, come realizzare piccoli oggetti: anche perché vogliamo invogliare le scuole a partecipare ai vari bandi che il MIUR eh, sta mettendo loro a disposizione e sta mettendo eh, dei fondi per poter realizzare dei piccoli laboratori, degli atelier, dove i ragazzi già a 11-12 anni possono realizzare oggetti. Durante l'evento si è parlato anche di robotica, stampanti 3D, Internet of Things e domotica. È stata un'occasione imperdibile per tutti gli amanti della scheda, ma anche una chance per coloro che hanno sempre voluto capirne qualcosa in più, ma non si sono mai avvicinati. Noi speriamo che possa essere la via per, uh, per fare qualcosa di diverso. Non Rimanere nell'industria della chimica, anche perché lo sappiamo tutti: sta morendo se addirittura non è già morta. Quindi la soluzione che stiamo proponendo noi è di fare qualcosa che la città non ha mai visto e ci stiamo provando e sempre più persone aderiscono alle nostre iniziative. I ragazzi hanno l'opportunità di poter essere pronti per uno sviluppo lavorativo diverso da quello, soprattutto nel nostro territorio, la chimica, la raffineria che ormai ha chiuso il suo ciclo. L'esperienza di oggi permette soprattutto di avere un orientamento per il futuro, per capire cosa andare a fare negli anni successivi, negli anni a venire, quindi capire anche le proprie passioni e comprendere che tutto ciò che noi possiamo fare dipende dalla nostra volontà e dalla nostra voglia di fare.